Bentornati, bentornati sul mio podcast. Io sono sempre Alessandro, oramai è inutile aggiungere molto. Sono scrittore, podcaster, sono blogger e sono qui a raccontarvi cose strane di una varietà di argomenti, saltando di tema in tema nella speranza di non annoiarvi mai. Oggi torniamo a occuparci di quella categoria di argomenti che sta a metà tra la storia, la cultura pop, il complottismo e quant'altro. Parliamo infatti dei misteri di Walt Disney, il fondatore chiaramente della Disney. E c'è molto da dire, molto è stato scritto, molto è stato detto, sono state dette anche tante inesattezze sul nostro carissimo Walt Disney, perché è comunque una persona che ha creato in un certo senso una larghissima fetta di cultura popolare, della cultura pop, e quindi è inevitabile che abbia attirato su di sé un sacco di dicerie, un sacco di curiosità, ha generato molte fake news, molte leggende metropolitane. Infatti si sprecano le storie su Walt Disney. Ci metteremo anche un po' di sana ironia in questa puntata e un pochino di cinismo, perché non voglio appesantirla più di tanto. Facciamo innanzitutto una biografia minima del nostro eroe. Walt Disney nasce nel 1901 a Chicago, passa la sua infanzia lavorando nelle campagne del Missouri. In seguito si sposta di nuovo in città e inizia a collaborare con un'agenzia pubblicitaria, dove ne approfitta per cominciare a occuparsi di animazione, dilettandosi a tempo perso con il disegnatore Ewerks in progetti originali. Grazie al fratello maggiore di Walt, Roy Disney, i due riescono ad aprire uno studio tutto loro intorno agli anni 20, producendo alcune serie di cartoni animati prodotte per la Universal, serie che riscossero un discreto successo. Quando però la stessa Universal tagliò i fondi dallo studio Disney, era un periodo di recessione fortissima, lo ricordiamo, Disney e i soci dovettero licenziare i propri collaboratori e furono costretti a tirare avanti in tre persone. Quindi tre persone per lavorare a un progetto che era molto più ambizioso. Fu proprio in quella circostanza che, lavorando a un ritmo forsennato, i tre riuscirono a produrre il famigerato, chiamiamolo così, Mickey Mouse, nel cartone animato Steamboat Willie, che fu l'inizio dell'epopea del successo di Disney. E a questo successo affiancò una rivoluzione cinematografica tipica del periodo, ovvero il sonoro. Infatti la pellicola Steamboat Willie fu un clamorosissimo successo. Di lì in poi fu sempre più facile produrre storie e racconti molto più evoluti e nacque la Walt Disney Production. Dopo una crisi attorno agli anni 40, periodo di guerra di certo non era il più indicato per far apprezzare al pubblico opere come Pinocchio e Fantasia, la Disney si riprese alla grande, imponendosi con sempre maggior forza nel mercato internazionale. Ma intanto il tempo passava per il fondatore vero e proprio di questa compagnia, Walt Disney, che si arricchiva sempre di più e al contempo, però come una sorta di contrappasso, la sua salute diventava sempre più cagionevole. Lasciato al suo staff la produzione e la direzione delle pellicole, si buttò con le energie residue a capofitto nel progetto più ambizioso, il parco a tema Walt Disney World. Alla fine Walt Disney morì nel 1966 stroncato da un collasso cambio circolatorio. Ci sono poi le storie, e qui entriamo appunto in quello sfumato campo tra appunto leggende metropolitane, cultura pop e cospirazionismo. Ci sono tutte quelle storie che vedono la figura di Walt Disney nella Seconda Guerra Mondiale. Cosa sappiamo? Sappiamo che nel 1941 Walt Disney venne contattato dal Dipartimento di Stato, guidato da Nelson Rockefeller, per rappresentare gli Stati Uniti in America Latina, da una parte, e per aiutare nella lotta contro il nazismo.
anche se si diceva in alcuni ambienti che Disney fosse inizialmente, prima della guerra, discretamente simpatizzante per la Germania hitleriana, ma su questo ci torneremo. Disney non apprezzava molto l'idea di compiere dei viaggi diplomatici, preferiva stare in studio e lavorare con i suoi artisti, né tantomeno effettuare lavori di propaganda politica. Tuttavia le pressioni erano tante e accettò di occupare parte dei propri artisti per questo progetto, per questo impiego propagandistico. Per esempio, da quel momento in poi, partecipò allo sforzo bellico, diciamo così, realizzando dei cartoni animati istruttivi per la Lockheed Martin, per la famosa impresa, azienda della Lockheed Martin, che costruiva aerei, anche aerei da combattimento, chiaramente, realizzò dei cartoni animati istruttivi sul metodo di costruzione e di mantenimento degli aerei, però cartoni animati che venivano utilizzati rigorosamente in azienda e che venivano in quell'epoca classificati addirittura come top secret. Al contempo, o forse proprio grazie a questo impiego con l'aeronautica militare americana, o quantomeno con un produttore che forniva aerei e materiale per l'aeronautica militare americana, molti reggimenti e squadriglie americane iniziarono a chiedere agli studi Disney di produrre dei distintivi coi personaggi della Disney da applicare agli aeromobili, ai caccia e ai bombardieri. Nello stesso tempo uscì Dumbo che diventò subito un grande redditizio successo. Tuttavia, gli Stati Uniti entrano in guerra praticamente nello stesso periodo in cui Dumbo esce nei cinema. Cosa succede? L'esercito americano, le forze armate americane requisiscono la maggior parte degli edifici degli studi Disney e chiedono ai dipendenti della Disney di creare film di intrattenimento e di istruzione per il militare, nonché film di propaganda, questa volta non più top secret, ma proprio da proiettare agli americani per incitarli, è brutto da dire così, ma per incitarli a un giusto, chiamiamolo così, odio verso il nazismo. E quindi c'è questa cosa che si sovrappone, l'uscita di un film molto delicato come Dumbo al ingresso della Disney nella propaganda bellica americana. Ok? Poi ci sono tante dicerie che forse sono nate proprio da questo periodo su Disney. Ve ne riassumo qualcuna, le più interessanti, suppongo. Alcune sono note, altre sono meno note. Allora, innanzitutto si dice che Walt Disney è un figlio illegittimo nato fuori dal matrimonio di una donna nata ad Almeria, città della provincia spagnola dell'Andalusia, e che fu poi adottato da Flora ed Elias Disney. Non si è mai trovato nulla a riprova della veridicità di tale affermazione. C'è addirittura qualcuno che dice che il vero nome, quindi il nome dei genitori, o quantomeno della madre che lo generò, il cognome è Zamora e che il vero nome di Walt Disney sarebbe José Guirao Zamora. Ma ripeto, questa è una diceria di cui non si è mai trovata nessuna prova. Un'altra diceria vuole che Walt Disney venne colpito da una raffica di proiettili durante la Prima Guerra Mondiale. Allora, cosa c'è di vero? Disney prestò servizio nella Croce Rossa dal 1917 al 1919, quindi anche un anno dopo la fine della Grande Guerra, ma nulla, non ci sono atti, documenti che confermano il ferimento durante questo suo arruolamento nella Croce Rossa. Poi c'è questa diceria chiaramente malevola che vuole che Walt Disney abbia impedito che la bandiera statunitense fosse issata a mezz'asta a Disneyland dopo l'omicidio del presidente Kennedy nel 63. Cosa c'è di vero? Forse accadde davvero che la bandiera a Disneyland non venne messa a mezz'asta, ma perché a quei tempi Disney era molto occupato perché cercava di espandere Disneyland e innanzitutto cominciava a non stare bene.
quindi le sue energie erano dedicate alla progettazione, non alla gestione di Disneyland. Quindi questa mancanza, se a quanto pare mancanza ci fu, non dipendeva da lui, ma dai gestori del parco. Tanto più che durante l'omicidio, nel momento dell'omicidio del presidente Kennedy, pare che Walt Disney si trovasse a bordo di un aereo di ritorno dalla Florida, dove aveva visto proprio dei progettisti per l'espansione di Disneyland. Che altro? Questa è forse la più nota diceria su Walt Disney, e racconta che dopo la sua morte il suo corpo sarebbe stato congelato, criogenizzato e conservato a Disneyland. È pure indicato un ipotetico luogo di sepoltura criogenizzata, ovvero sotto l'attrazione Pirati dei Caraibi. E questa è una diceria, una leggenda metropolitana, in vero molto affascinante, che è stata ripresa per esempio anche in una puntata dei Simpsons, se non sbaglio. La verità è che Disney è stato cremato, sarebbe stato cremato, e l'urna è collocata nella cripta di famiglia al Forest Lawn Memorial Park a Glendale, in California. Se poi c'è un'altra verità, questa non è data a saperla. I cospirazionisti continueranno a pensare che Disney sia criogenizzato in attesa che qualcuno lo svegli curandolo dalle malattie che in realtà lo hanno poi portato alla morte nel 66. Poi si dice che il fantasma di Walt Disney viene a volte avvistato in diversi edifici di Disneyland, come la Disney Gallery di New Orleans Square o l'ex Sankt-Kirst Bar, ovvero, quindi anche questa è una tipica, direi, nella sua concezione, nella sua costruzione, una tipica urban legend che vede una persona ricca e famosa che ha fondato un posto altrettanto ricco, importante e iconico, che torna come fantasma a infestare i luoghi che lui stesso ha eretto. Questa è ancora più particolare, perché c'è una leggenda metropolitana che racconta che Walt Disney sarebbe il discendente di una strega di Salem, perché sua madre era una discendente del reverendo Burroughs. Uno degli antenati di Flora Cole sarebbe davvero vissuto, la madre di Disney sarebbe davvero vissuta nella regione di Salem a quel tempo, ma non è mai stato stabilito un chiaro legame genealogico tra Flora Cole, la mamma, ripeto, di Walt Disney, e i Cole di Salem. Il cognome Cole, tra l'altro, era diffuso, tanto più che il reverendo Burroughs era il simbolo di forza di carattere, perché rifiutò di ammettere qualsiasi visione della stregoneria fino alla sua morte per tortura, perché era un reverendo che era stato accusato appunto di stregoneria, ed è lui che viene annoverato, anche lui viene annoverato tra gli antenati di Disney, ma non pare non ci sia assolutamente nulla di vero in questo. Poi occupiamoci di Topolino, perché secondo molti Disney era un adepto di alto livello della massoneria, e ciò verrebbe dimostrato soprattutto dall'abbigliamento di Topolino, che sarebbe in un certo modo ispirato al grembiule della confraternita. In realtà gli indumenti di Topolino sono stati concepiti, come spiegato in diversi libri sulla storia della Disney, in uno spirito di vera semplicità. Poi nel tempo si sono evoluti, noi parliamo dell'abbigliamento originale. Che altro? Poi di Disney si disse che era ebreo ed anticomunista. Qualcuno dice che da principio era stato battezzato protestante, e in realtà pare che sia così, e niente indica la benché minima adesione all'ebraismo. A differenza del nipote Roy Edward Disney, la cui società tra l'altro ha parecchi capitali privati in Israele. Riguardo l'anticomunismo ci sono voci differenti. Qualcuno dice che Disney fu addirittura indagato dalle commissioni per le attività non americane nel 1947, ma in realtà anche questa è più
una voce mai confermata, anche perché Disney pare che fosse indipendente dagli estremismi politici, ma spinto da un ideale generico di un mondo migliore, di costruire attraverso le sue attrazioni un mondo migliore. E qui concludiamo quindi anche con la voce opposta, perché si diceva, e anche questa è una leggenda popolare molto diffusa sul nostro Walt Disney, che Disney avesse appoggiato il nazismo in gioventù, nel periodo della seconda guerra mondiale, poco prima dello scoppio della guerra. E ciò viene raccontato dai suoi detrattori, aggiungendo che era anche una persona violenta e un cinico. Questi detrattori che lo avvicinano al nazismo ne dicono tante su di lui, dicono che è diventato una delle persone più ricche e famose del mondo attraverso sotterfugi, fondi non di non ben chiara provenienza, gabole varie e appunto connivenze con movimenti politici che strizzavano l'occhio al nazismo. E sono gli stessi che dicono, sostengono che la purezza che traspariva dalle sue pellicole, dalle sue prime pellicole soprattutto, aveva in realtà dei lati oscuri, dei messaggi subliminali nascosti nelle pellicole, tra cui allusioni al sesso, al mondo della droga e anche al nazismo. Perché? Perché secondo i cospirazionisti che vedono cose brutte ovunque, un mondo tanto zuccheroso e positivo deve per forza nascondere qualcosa di oscuro e di contrario alla realtà. E questo è quanto. Insomma, il personaggio di Disney continua tutt'oggi a essere molto discusso, ora che la Disney è diventato un impero mondiale dell'intrattenimento, viene visto un po' anche proprio come l'impero del male, e c'è a chi piace e chi no, e sicuramente a molti di quelli a cui la Disney non piace assolutamente ci sono anche tutti quelli che già molto molto tempo fa, diciamo in epoche insospettabili, avevano un certo, a mio modo anche poco spiegabile odio per la figura di Walt Disney, ancora prima che per la compagnia Disney in sé. Questo è quanto. Se cercate in rete troverete ovviamente tantissime storie su Walt Disney, soprattutto in inglese. Se volete, se vi appassiona l'argomento, potete farvi davvero un'ampia cultura. E anche per oggi è tutto. Spero di avervi incuriosito. Vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram, Plutonio Telegram, su Instagram. E se vi va, se vi piace quello che produco, i miei contenuti, potete offrirmi un caffè sulla mia pagina Ko-fi che ugualmente trovate in descrizione. Io vi saluto, vi abbraccio e vi rimando alla prossima puntata.